Buongiorno papageni, oddio che voce. questo era un nuovo vlog, quello del weekly praticamente che andava da giorno a giorno, cioè una settimana, tipo da martedì a martedì. Sarà caricato entro stasera perché, come sapete, cioè, ho tante cose da fare in questi giorni, quindi star dietro i video, star dietro a tutte queste cose non ci riesco. Per quello ho fatto un weekly che praticamente riprende tanti piccoli pezzetti di tutti i giorni. Quindi io spero che vi piaccia, spero che vi renda felice, che vi faccia sorridere almeno un po'. E spero che anche questo, lo dico in anticipo, noi praticamente saremo insieme tutto il giorno, perché allora sono le 8:30 praticamente, 8, 9, scusate, 8:30. No, alle 8:30 mi sono svegliata neanche. Alle 9, sono le 9, quindi direi che da ora posso iniziare la mia giornata, perché ho tantissime cose da fare. Devo anche andare con mia cugina Federica perché oggi è il suo compleanno, quindi anche qui le dico tanti auguri, caffettina. E poi saremo da mia zia, vabbè, comunque sarete con me praticamente tutto il giorno, tutto il giorno. Devo anche continuare a fare delle cose in casa, quindi niente. Vi racconterò più tardi il perché devo fare tutte queste cose in casa, perché stiamo rivoluzionando tutto, perché ci sono mille scatoloni in casa, perché, ma lo capirete da soli comunque. Ok, papageni, sto praticamente continuando a fare la mia cameretta. Devo assolutamente svuotarla. E stavo scegliendo praticamente la roba da tenere, la roba da dare via praticamente, perché non metto. L'armadio è già fatto, alcune cose sono già fatte, però devo continuare assolutamente perché ho davvero troppe cose. Il problema è che ora io devo prepararmi, devo uscire perché devo andare con la mia mamma a fare due commissioni praticamente, che dobbiamo scegliere un box tipo così. Quindi sì, le labbra, Madonna, c'ho il burro di cacao, quello labello alla fragola, perché quello classico l'ho finito. Quindi sembra che ho due labbra grosse così, però no, è solo l'effetto labello. Vabbè, sì, quindi niente, ragazzi, ora mi preparo e ci vediamo dopo. Papageni, cioè non potete capire la gioia che ho nel ritrovare delle cose della mia scuola. Mamma mia. Non riesco neanche a girare le pagine. Mamma mia. Questa qui, mi ricordo che abbiamo fatto la piantina in classe della scuola. Questa qui è la mia. Mamma mia. Il quaderno. Claudia. Una mia carissima amica. Le cose dello stage, le cose della scuola. Mamma mia. Bene papageni, siamo qui a Campi, abbiamo affittato il box. Chi è ora? Cosa ne so io, la chiamo. E stiamo aspettando l'autobus, così andiamo a casa.
lampadine siamo a casa e la farla cretina mi piace sempre. Non mi riprendere, ti spacco il cervello. Ormai ti ho ripreso. Comunque niente, siamo a casa. Bene, papageni, io mi sono fatta la doccia perché praticamente, vabbè, dovevo farmi la doccia, cioè mi lavo. No, normalmente una persona si lava. Sono scesa giù a buttare qualche sacchetto, quelli neri, di quei sacchetti quelli neri che sono enormi. Non pensavo di avere tutta quella roba, veramente. Ogni volta che facciamo qualcosa di mia madre, diciamo, ma veramente in tutti questi anni abbiamo raccolto tutta questa roba. A parte che mi piange il cuore perché ho dovuto buttare praticamente via troppi miei pupazzi, troppi, troppi. Mi sono tenuta giusto quelli importanti che, vabbè, sono 4 o 5, ma vabbè. E niente, io praticamente poi mi sono fatta la doccia, ora mi stavo provando qualcosa da mangiare, come potete vedere mi faccio un'insalata e un po' di spaghetti con il sugo di scoglio. E niente, poi continuiamo, penso, comunque. Sì, stiamo continuando. Ora stavamo svuotando la sua camera, che se la vengono a prendere poi. Mamma mia. Mi mancherà questa casa. Però vabbè, sono felice di riniziare da zero da un'altra parte, ecco. Quindi niente, papageni, noi ci vediamo dopo. Papageni, questi qui sono i due nuovi acquisti praticamente che mi ha regalato la mia mamma. Allora, sì, in foto, in video non rende, come sapete, però questa è una gonna di quelle che vanno a vita alta e poi vanno praticamente finiscono a metà coscia. È bella, non è tantissimo elastica, però sta benissimo addosso. Io ho preso una M e nera, ovviamente, perché non lo so, è bellissima, cioè l'ho vista, sono impazzita. E poi la sciarpa, che praticamente sono di quelle unite, no? Che vanno girate praticamente al collo, tutta brillantinosa, bella, è morbidissima, è pelusciosa. Siamo andate a comprare da Jennifer, che ci sono super sconti. E niente, io ve le consiglio, poi ve le farò ovviamente vedere anche da indossati. Però per ora spero di essere riuscita a farvi vedere bene. Anche se la gonna veramente non rende tanto, però le conoscete già, quindi più o meno. Bene, papageni, il video comunque è finito. Scusate se non l'ho chiuso in tempo, ma comunque poi mi sono svanita come sempre. Ma spero che vi piaccia. Comunque ho cambiato anche piercing. E spero che vi diverta, che vi tenga un po' di compagnia. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grande bacio, vi auguro una buona serata.